perché questa scelta? Cosa ti ha spinto a portarti così all'estremo? Ma avevo voglia di cambiare, dopo che sono arrivato nel 2010 a Radio DJ, avevo voglia di andare nell'ultimo posto nel mondo in cui puoi incontrare un radiofonico. E questo libro e questo film mi hanno abbastanza stregato, come molti di voi o di noi, insomma, è successo, no? E quindi ho iniziato a prepararmi, grazie al cammino di Santiago, per andare in Alaska e poi sono finito proprio nel Magic Bus, perso sulle orme di Chris, questo ragazzo meraviglioso che ha fatto della sua vita una delle esperienze più belle, no? Senti, il cammino è stato identico, hai trovato anche delle persone, insomma, che Chris allora aveva trovato, cioè ovviamente non le identiche, ma con quelle caratteristiche. Diciamo che il Magic Bus e poi lo Stampede Trail è diventato una sorta di cammino di Santiago alternativo, insomma, dove si arriva proprio a questa chiesa nel deserto. In questo caso non è un deserto, ma è insomma in mezzo al nulla lì nell'Alaska. Si incontrano dei personaggi. Nel libro lo racconto, racconto di queste avventure che ho trascorso con alcuni di loro e con uno in particolare che, vabbè, non vi svelerò se avrete piacere nel leggere, però il libro che mi ha davvero un po' salvato la vita, ecco, diciamo anche così. Senti, Chris aveva ingerito, no, qualcosa che non doveva ingerire, aveva questo manuale che non aveva ben interpretato. Immagino che tu abbia avuto con te un altro tipo di manuale, no? Sì, beh, in generale diciamo che insomma il paragone qui è complesso da gestire perché lui aveva veramente voglia di staccare da tutto e da tutti e questa separazione dalla realtà l'ha poi portato a delle purtroppo malaugurate scelte che gli insomma, gli sono costate anche un po' la vita. Nel mio caso io volevo staccare da un percorso abbastanza predestinato, no? Quello della radio per avvicinarmi a qualcos'altro, ma sì, avevo una forma di preparazione un po' più tranquillo, un po' più attenta, insomma, rispetto a quello che è successo. Però qui ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, in realtà, che non mi sembra questo il caso. Però insomma, è stato molto molto bello prepararsi anche per arrivare lì, nel Magic Bus e in generale in Alaska. Comunque sì, ero molto più preparato. Senti, il libro come l'hai strutturato, come l'hai pensato durante il viaggio, durante questi tentativi di diretta, e diretta anche con Radio DJ, come l'hai fatto? Come ti è venuta l'idea di strutturare questo libro? Ma in realtà è molto casuale perché rispetto molto chi questo mestiere lo fa da tempo, lo fa molto meglio di me e ci vuole veramente poco, cioè gli autori, cioè gli scrittori. Io sono sempre un po' una pastella fritta, no? Sono sempre un po' che tu quando fai il fritto è buono con tutto, quindi non sono un autore, non sono uno scrittore, è stata una bella coincidenza grazie al mio amico Folco Terzani che dopo aver letto questa sorta di appunti mi ha detto: tu questo libro qui, questi appunti qui, presentali a qualcuno. C'è stata una coincidenza meravigliosa con l'edito di Sperling, la che è diventata poi appunto una mia amica, che dopo aver letto questi appunti di viaggio ho detto: beh, ma qui abbiamo un libro. E quindi non c'era una struttura. Io tutte le volte che viaggio da solo, ho fatto il deserto, ho fatto l'Australia, l'Islanda, prendo comunque degli appunti video, di testo e possibilmente anche audio. Questo vorrebbe essere uno dei primi, speriamo insomma che poi ci siano dei seguiti, però dipende molto da chi in questo momento magari sta guardando un'intervista, lo legge e dice: sì, bello, mi aspetto qualcos'altro, oppure lo boccia, perché ci sta anche quello, no? Senti, i lettori, a questo punto anche i lettori e anche i tuoi fedelissimi ascoltatori su Radio DJ, a questo punto si aspettano anche un altro viaggio, non so quando, ma e che mete avresti in mente? Beh, dopo 7 anni quasi, 7-8 anni di solitaria, non, è molto difficile perché tutti i viaggi hanno sempre avuto un'esperienza legata, o meglio, un suggerimento legato a un'esperienza che ho vissuto nel quotidiano. Dovessi spiegarli tutti saremmo qua tutta notte, quindi. Però per me adesso è veramente difficile rispondere a questa domanda. Non c'è un vorrei andare lì. Forse potrebbe cambiare la metodologia di viaggio. Dopo 8 anni in solitaria, in questi casi gli scrittori bravi mettono i puntini di sospensione, quindi lo lascio lì. Ecco, allora mettiamola così. Qu quando ti scatta quella fiammella per dire, bene, adesso pianifico questo viaggio? Cito le parole, o meglio, parafraso le parole di Walter Bonatti, che molti di noi conoscono, insomma, una persona davvero meravigliosa, insomma, un alpinista serio, un avventuriero, no? Come, da quattro soldi come me. Lui spesso, no, riportava questa sorta di mancanza di ossigeno a Milano e nelle città milanesi o comunque in Lombardia, ma in qualunque città, non solo Milano. Poi lui diceva: io rimango lì per cercare di accaparrare quel poco che mi serve perché appena possibile
possibile mi allontano per vivere la vita reale. Ecco, per me è così. Io sono fortunatissimo perché faccio il mestiere più bello del mondo. Ringrazio Linus, ma in generale tutti quelli che mi danno la possibilità di farlo. Però allo stesso tempo, dopo un po', sento questa esigenza di andare, di allontanarmi, no? Da queste città che noi ci siamo costruiti, un po' finte. E quindi non c'è una scadenza, è in base alla mia sopportazione, va a periodi. Adesso è un bel po' che non riesco a muovermi. Prossimamente mi muoverò, non so come, non so quando, ma è tutto legato a quello, una sorta di quanto riesco a rimanere in apnea. Questa forse è la domanda alla quale dovrei rispondere. Senti, se un ragazzo volesse emularti, tu che consiglio daresti innanzitutto? Allora, intanto l'ho scritto tanto nel libro, infatti mi piacerebbe avere un feedback da chi il libro l'ha letto, lo sta per leggere su questo. Io non sono una persona che idolatra, non mi piace prendere riferimento, che siano cantanti, scrittori, poeti, non lo faccio mai. Al massimo posso stimare o confrontarmi. Con Chris mi sarebbe piaciuto fare questo, per esempio, c'è una forma di confronto. Quindi, sostenendo questa teoria, sono il primo a non voler dare consigli perché non credo che nessuno di noi abbia consigli. Chi guarda questa intervista, questo video, ha sicuramente una vita bella per certi versi e brutta per altri, come tutti noi. Quindi non è questione di emulare, è questione di trovare la propria strada. L'aveva detto appunto Terzani, non Folco, ma Tiziano. Ognuno di noi deve unire i puntini e cercare di capire dove andare e cosa fare. Non emulate, prendete di ispirazione, insomma, e soprattutto diamo attenzione a chi questa ispirazione ci permette di renderla sempre più concreta e più bella, insomma, non ai soliti quattro fessi. Ecco, questa è la mia teoria. Senti, noi ti ringraziamo davvero per questa esperienza, anche emotiva, che ci regali nel libro e non solo, anche con queste belle parole. Grazie a voi per questa intervista, davvero, ci vediamo in giro.